Io investirei nella Lidl e voglio fare l'influencer della Lidl. Anzi... Andrea, riprendiamo a parlare di aspetti tecnici sul canale numero 1 o numero 2. Volevo chiederti cosa ne pensi, dopo aver parlato di come correre 10 km in 50 minuti, cosa ne pensi di correre 10 km in 45 minuti? Ciao a tutti, intanto diciamo che 45 minuti potrebbe essere un goal, come si dice, un risultato che ricercano in molti, perché gli step sono correre 10 km sotto un'ora, secondo me, dopo fare i 50 minuti, poi 45 minuti, poi 40 minuti. Quindi diciamo, e per di più, soprattutto per i nostri amici master, 45 minuti certe volte può, con pochi allenamenti può diventare un obiettivo abbastanza probante. Se avessi a disposizione soltanto 3 allenamenti a settimana, come imposteresti, diciamo, l'allenamento su quante settimane e soprattutto poi cosa faresti durante la settimana? Intanto hai tirato fuori i tre giorni a settimana, che era quello che pensavo anche io, perché in effetti prendiamo il master che vuole fare 45, perché parlandoci chiaramente, 45 minuti, uno che si allena 5 volte o 6 alla settimana ci arriva tranquillamente. Per uno che si allena 3 volte a settimana incomincia a diventare un obiettivo importante. Intanto vi ricordo i coffee, perché sono uscite le nuove chiodate di Adidas che voglio provare e le voglio io, quindi più i coffee arrivano meglio. Assolutamente, fai bene, sono le Avanti e tra l'altro... Come già ho detto, doveva arrivarci una seconda scarpa, sempre tedesca, non c'è ancora arrivata, comunque nei prossimi giorni faremo l'unboxing anche di quella. Vengo a Garbagnate perché so che devi andare al campionato italiano, cerco di farla prima che tu vada al campionato italiano. Quindi niente, tre sedute di allenamenti in una settimana, anche lì si spera a questo punto il martedì, il giovedì e la domenica più o meno, o mercoledì, venerdì e domenica. In questo caso terrei sempre più o meno come corpo della settimana un lungo la domenica e i due lavori di settimana di ripetute lunghe con recuperi attivi o comunque quelle che chiamiamo variazioni di ritmo o fartlek. Non lascerei spazio al lento in questo caso, piuttosto se mi sento stanco lavorerei con dei fartlek dove metto la proporzione tra lento e veloce più spostata verso il lento. A livello di ritmi, 45 minuti sono 4,30 al chilometro. Come imposteresti gli allenamenti di qualità in settimana e anche come imposteresti il lungo? Allora, il lungo lo imposterei relativamente uno libero e l'altro invece un pochino più svelto o magari con un finale in variazioni. Quello svelto starei sui 5-10 circa, perché comunque diventa abbastanza pesantino per uno che deve puntare i 4,30, però arriverei a fare dei lunghetti importanti, anche 18-20 km, magari quello da 20-22 km lo farei lento lento senza guardare i ritmi, mentre quelli un pochino più svelti li farei sui 18 km. Ovviamente più o meno a tre quarti di preparazione, prima possono andare bene anche come progressione 16-18 km di lungo. Gli allenamenti in settimana sicuramente uno farei un medio, e per uno che deve fare 4,30 sui 10 km deve essere un 12 km a 4,50, magari partendo 4,50 e cercando di farlo un po' in progressione dall'ottavo chilometro in avanti. E l'altro allenamento invece farei o dei fartlek, quindi senza guardare i tempi, ma mantenendo la parte lenta un pochino più svelta, quindi magari corro la parte lenta a 5, la parte svelta quanto riesco, l'importante è che dopo faccia il recupero a 5, oppure degli allenamenti a ritmo, quindi o dei 1000 con recupero jogging relativamente leggero, corto,
quindi poco più forte del ritmo gara col recupero un minuto, oppure quelle che a me piacciono di più sono le ripetute sui 2000, quindi 5-2000 o 3x3000 a ritmo gara o un attimino più forte se nel caso dei 2000. Soprattutto il 3x3000 lo riproporrei nelle ultime 4 settimane di allenamenti per capire se davvero ho il 4.30 sulle gambe. Secondo te in settimana quale dovrebbe essere la quantità allenante per il podista medio? Quanto tempo dovrebbe dedicare a svolgere queste attività di qualità? Il problema è che su 3 allenamenti a settimana non possiamo fare l'80-20 di cui si parla spesso, e qua di necessità virtù, però diciamo che abbiamo un sacco di giorni di scarico. Per quello che dicevo, di fare dei lavori non al fulmicotone, ma comunque con dei recuperi sempre attivi e svelti, i lunghi comunque non con dentro dei lavoroni e le ripetute sempre abbastanza voluminose, quindi 8.000, 5.000, 3x3.000, che sono sempre dagli 8 ai 12 km di ripetute, quindi alti volumi e relativamente poca intensità. Mi hanno chiesto parecchie persone, in effetti, vedendo alcuni degli influencer che fanno 10x200, 15x150 o comunque attività di questo tipo, magari a più alta intensità, se è suggerito fare questa tipologia di attività, e come penso io, no, perché no? Se lo sai benissimo, mi vengono i brividi quando vedo i lenti chiusi in progressione, i lenti con gli allunghi finali. Mi vengono i brividi, perché credo che il lento sia l'allenamento più un allenamento di relax. Solo sedute da 10x200 le trovo davvero inutili per un master, perché il grosso problema del master è la tenuta poi in gara, quindi non la velocità, perché 10-200 per assurdo li potrebbero far più veloci di me con lo stesso recupero. Il problema sia dopo nella tenuta in gara, quindi fare 10-200 in, sparo un numero, in 36 che 3 al chilometro potrebbero essere capaci tutti, poi invece fare 3 al chilometro sui 10.000 è un po' più diverso. Invece a livello di testa, 3 settimane prima della gara, comunque adesso ci sono parecchi 10.000, quindi magari per chi volesse gareggiare a settembre, inizia a far caldo sicuramente, ma a settembre ci sono parecchie gare, cosa suggeriresti come test? Un'altra gara oppure il famoso allenamento killer? Allora, il problema è che adesso arriva il caldo e l'allenamento killer diventa, cioè killer nel vero senso della parola, ci potrebbe essere gente che stramazza in pista. Però fondamentalmente io, se dovessi andare a fare una 10 km per il tempo, la domenica prima e le settimane prima, comunque il 3x3000 col 1000 finale o 5x2000 leggermente più forte del ritmo gara, li farei sempre per capire a che punto sono arrivato. È ovvio che adesso col caldo e tutto diventano davvero impossibili, quindi o si fanno la sera appena va giù il sole o se no è comunque un allenamento davvero troppo stressante. Il problema sia nel fatto che si va un po' alla cieca adesso a gareggiare, quindi l'unica forse potrebbe essere che faccio una gara sui 5 km e poi ci aggiungo all'incirca 10 secondi per fare 10.000. Supponiamo che la persona che ci sta guardando abbia un personale di 46, quali ulteriori accortezze gli suggeriresti? Posso dargli qualche consiglio? Sicuramente, soliti consigli che do sempre è di allungare almeno di 1-2 km le corse lente e magari di aggiungerci qualche chilometro in più anche nelle ripetute, quindi magari il 3x3000 farlo diventare un 3x3300 metri, 3400 metri, sempre a ritmo di 4.36 circa, sperando di poi avere quello scalino di miglioramento più avanti. È inutile fare il 3x3000 a 4.30, diciamo, se valgo 46, ne faccio uno, ne faccio metà del secondo e poi prendo e me ne vado sotto la doccia. Quindi il mio vero consiglio forse è: non pensate di allenarvi per fare 45, ma allenatevi in progressione partendo dai 46 che realmente avete nelle gambe e cercando con gli allenamenti, con i volumi, con le ripetute di migliorarvi. Chiaramente, se aggiungessero a un mese dalla gara
un quarto allenamento, diventa più probabile che questa persona possa scendere di un minuto, sei d'accordo? Di certo c'è solo una cosa nella vita, Max. Però bisogna stare anche attento al quarto allenamento. Io lo dico sempre, bisogna attaccarlo per gradi, quindi anche lui in progressione, quindi comincerei a fare delle uscite almeno da 30 minuti a vedere come reagisce il corpo, perché comunque è uno stress in più, e poi arrivare a fare i 40-50 minuti. Non è certo che questa persona possa migliorare di un minuto, è certo che potrebbe migliorare. Ripeto, secondo me comunque migliorando nelle ripetute, quindi invece che fare 10-200 con recupero un minuto, fare 10 volte 200 con recupero un minuto in corsa lenta svelta è sicuramente più allenante per uno che deve fare 46. Invece, ultima domanda, tecnica di corsa per chi diciamo un podista amatore, non ancora evoluto, suggeriresti qualche esercizio particolare in modo tale da potersi velocizzare grazie alla miglioramento della tecnica? Ma a parte che la tecnica la utilizziamo per migliorare l'efficienza o comunque per allenarci muscolarmente, lo sconsiglio vivamente a tutti se non c'è nessun tecnico capace di correggervi sul posto. È inutile che ci inventiamo di fargli skip o le calciate, vedo che nel mondo degli amatori non ancora evoluti ci sono un sacco di ex calciatori o ex cestisti che si improvvisano atleti, si mettono a fare gli skip e lasciate perdere, perché è davvero terribile vedervi, e vedo che cioè, sul campo si riescono a migliorare tanti difetti, ma allenandosi da solo rischiamo di fare solamente gli esercizi male che siano controproducenti. Andrea, invece secondo te quanto dovrebbe essere lungo il periodo di preparazione per chi parte da 50 minuti e invece arriva a 45? Dipende da che punto partiamo, se siamo un personaggio che fuma, va al McDonald's e mangia panini a tradimento tutto il giorno, ci metterà magari uno o due anni per fare una 10 km decentemente senza infortunarsi, mentre se sono comunque una persona che corre abitualmente due volte a settimana, 5 km secondo me, le 3 settimane canoniche che diamo sempre come lasso di tempo, secondo me vanno più che bene. E a questa persona suggeriresti di bere Coca-Cola oppure acqua? Allora, l'acqua io la bevo sempre da frigorifero ultimamente, però la Coca-Cola Zero io non so perché gli continuano a fare sta brutta pubblicità. Io ne bevo tanta Freeway della Lidl, zero calorie. Mi aiuta a bere fondamentalmente, tanti stanno facendo crociate, ma alla fine è acqua sporca, quindi acqua sporca saporita, e a me piace tanto e preferisco quella che quella con gli zuccheri dentro, che comunque sono zuccheri inutili. Ma investiresti in Coca-Cola o nella Lidl? Io investirei nella Lidl e voglio fare l'influencer della Lidl, anzi chi ha qualche aggancio dentro che gli giri il mio nome, perché io sono super entusiasta dei prodotti da sportivi della Lidl. E se ti dovessi mettere due bottiglie di Coca-Cola lì davanti sul tavolo da ping pong, cosa ne faresti? Guarda, io ti dirò, io le berrei tranquillamente, sono sicuro che l'altra volta Ronaldo le ha spostate non perché la Coca-Cola faceva male, ma perché erano fondamentalmente calde, perché era chissà da quanto tempo lì e secondo me lui le ha spostate per quello, non perché non la voleva bere. Va bene, grazie Andrea, ci vediamo alla prossima e mi raccomando, cerca di gareggiare bene, perché 45 minuti è difficile farlo sui 10 km. Sai che l'altra volta ho fatto una 10 km che ho fatto 35 minuti, era talmente su e giù che è stata dura, quindi dipende poi quante salite ci sono su queste 10 km, sceglietevele piatte le gare. Assolutamente, non andate al campionato italiano a paratico perché è un casino. Direi proprio di sì. Ciao! Ciao!